Storie da Trempton presenta Il segno del comando, dal romanzo di Giuseppe D'Agata, edito da Rosconi. Musiche di Fiorenzo Fiorentini, Romolo Grano e Nico Tirone. Letto e interpretato da Gilberto Landolina di Vigilifi. Realizzazione a cura degli studi Eon. Buon ascolto. Tredicesima puntata. Non me lo di stanotte, a chi hai stregato il cuore. La verità fa male, lasciami sta visione per sperare. Powell, seduto all'ordinatissima scrivania del suo ufficio, stava parlando al telefono. La telefonata andava per le lunghe e lui accarezzava meccanicamente il garofano all'occhiello della sua giacca. «Anche lei trova che sono circostanze perlomeno singolari. Certo, è quello che ho pensato anch'io. Certo, lei però si regoli come meglio crede. No, non abbiamo paura delle complicazioni diplomatiche». Di tanto in tanto rivolgeva un'occhiata intensa a Edward, il quale gli sedeva davanti. «Sì, sì, esatto, Lester Sullivan. No, no, irlandese. Credo che se si informa troverà qualcosa sul suo conto. Sì, è un tipo che è sempre vissuto ai margini del codice. Sì, sono sicuro che vi sono dei precedenti penali». «Segni particolari?» Chiese aiuto con gli occhi. Edward con un dito si toccò il polso. «Ah sì, un modo deplorevole di portare l'orologio col quadrante girato verso l'interno del polso. Ultimamente viveva con una inglese, Olivia Andrew. Ah, la conosce?» «Sì, è vero, una figura piuttosto patetica. Sì, lo spero anch'io. Ad ogni modo sarà bene fare delle ricerche anche su di lei. Sì, hanno lasciato insieme l'albergo all'improvviso». «D'accordo, io la ringrazio. Quando vuole, benissimo. A presto allora. Arrivederci». Powell depose il ricevitore e fece il gesto di asciugarsi il sudore. Poi si rivolse ad Edward. «Penso che abbiamo preso la decisione migliore. Il commissario Bonsanti è un uomo di primo ordine. Sono anni che lo conosco e anche un piacevolissimo compagno di tavola». «Da quanto ho capito, conosce Olivia». «Eh sì, ed è preoccupato per lei. Ad ogni modo, sono sicuro che saprà trattare la faccenda con il massimo tatto». «Povera Olivia. L'ultima volta che l'ho vista mi è sembrata sull'orlo di un collasso nervoso». «Eh beh, lo credo. Non deve essere facile vivere con un tipo come Sullivan». «Eh no, non deve essere facile, soprattutto per una donna come lei, che ha conosciuto tempi migliori. Quando ci siamo incontrati qui a Roma, il giorno in cui sono arrivato, sembrava veramente felice di vedermi». Edward scosse il capo. «Però com'era cambiata? Così diversa dalla donna che conoscevo. Stava tutta sola davanti alla televisione che trasmetteva un concerto».
Powell si mise a ridere, brevemente. La televisione che trasmetteva un concerto. Ma è spaventoso che una donna come lei possa ridursi a questo punto. Edward fu colto da un pensiero improvviso. Un lampo passò nei suoi occhi chiari. Cavò rapidamente di tasca il taccuino sul quale aveva preso degli appunti durante la visita alla chiesa di Sant'Onorio al Monte. Powell! Prego, professore, dica pure. È possibile sapere quale musica trasmettevano quel giorno alla televisione? Beh, penso di sì. Ma a cosa devo attribuire questa sua morbosa curiosità? Ha un'idea indubbiamente pazzesca, ma vale la pena di tentare. A chi si può chiedere? Guardando Edward con un'espressione comicamente preoccupata, Powell formò un numero al telefono. Una volta tanto, lo svagato addetto culturale britannico, affetto da un inguaribile snobismo, si dimostrò un uomo pratico. L'ufficio informazioni della RAI era come al solito bombardato da domande e richieste di ogni genere. Un telefonista accolse la chiamata di Powell e si mise a sfogliare in fretta un numero del radiocorriere TV. Intanto parlava al telefono. Va bene, signore. Ore 13:30, un concerto dalla Basilica di Massenzio. Un programma registrato. E l'ultimo pezzo? Col dito scorse una riga del settimanale. Ecco, è il Salmo 17° di Baldassarre Vitali, un pezzo per organo. Edward trascinò il riluttante Powell alla chiesa di Sant'Onorio. Incontrarono il giovane prete Siculo nel corridoio che conduceva alla sagrestia. Lui riconobbe subito Edward. «Venga, venga, si accomodi! Poteva dirmelo che le interessavano i manoscritti di Baldassarre Vitali!» Dicendo ciò, guardò con cipiglio Edward. «Ma lei è uno studioso di musica?» «No, padre, no. Di letteratura inglese.» «Ah, già, me l'aveva detto, ma non importa, glieli faccio vedere ugualmente.» Senza nascondere la sua aria scettica, Powell seguì i due a distanza di qualche passo. La sagrestia era grande, bianca e arredata con mobili massicci e severi. Il prete tolse da un armadio i manoscritti di Vitali, un grosso pacco di vecchi fascicoli. «Ecco qua!» disse soddisfatto, deponendo le cartelle su un tavolo. «Questa è tutta l'opera di Baldassarre Vitali, grande compositore di Sant'Onorio.» «Ed è per questo che i suoi manoscritti sono custoditi in questa chiesa?» domandò Edward. «Beh, sinceramente non lo so. Si tratta di un lascito della seconda metà dell'Ottocento, questo è sicuro.» Edward prese a sfogliare i manoscritti, mentre Powell occhieggiava alle sue spalle. «Sono documenti preziosissimi!» disse compiaciuto il prete. «Finalmente si sono convinti che si trattava di un musicista grandissimo, forse esagero, diciamo grande, abbastanza grande.» Così dicendo, volse la testa verso Powell. «Lei non è d'accordo?» «Oh beh, non saprei. Devo ammettere che lo conosco poco.» «Qualche giorno fa hanno eseguito un suo pezzo alla televisione.» riattaccò con fervore il prete. «Magnifico, esecuzione perfetta. Non si poteva eseguirla meglio di così. Un gioiello. Peccato che io non l'abbia sentito. Comunque, guardino, guardino. In questi fogli c'è tutta l'opera di Baldassarre Vitali.» Edward alzò gli occhi dai manoscritti. «Vedo che nella collezione dei salmi manca il 17°. L'entusiasmo del giovane prete non venne minimamente scalfito. «Quello non lo abbiamo, è l'unico che manca, ma sono sicuro che deve trattarsi di una composizione poco importante, probabilmente un'opera giovanile sconfessata dall'autore. Non può esservi altra spiegazione, altrimenti sarebbe qui da noi.»
prima di seguire nuovamente Edward, che sembrava preso da un'idea ossessiva, Powell alzò gli occhi al cielo e si limitò a domandare: «Ma davvero? Adesso?» Ma non ebbe risposta. Sotto le grandi arcate della Basilica di Massenzio, l'orchestra di Santa Cecilia stava provando un brano sinfonico. I professori d'orchestra indossavano gli abiti di tutti i giorni. Il direttore, un signore magro dalla capigliatura candida e folta, interruppe l'esibizione battendo con la bacchetta alcuni colpi sul podio. «Dallo stesso punto, per favore, un po' più staccato». L'orchestra riprese l'esecuzione mentre Edward e Powell avanzavano lentamente nella platea deserta. Poco dopo il brano terminò. «Va bene, pausa per favore», disse il direttore prima di lasciare il podio. Gli orchestrali si rilassarono, alcuni si alzarono, altri accesero una sigaretta, mentre altri ancora si misero a leggere dei giornali. In una delle prime file della platea, il direttore accettò di buon grado di parlare coi due inglesi. «Il Salmo 17° di Baldassarre Vitali?» «Sì, è stato in programma la settimana scorsa. Un concerto di musica sacra del 600 e 700. Ma, come forse sanno, si trattava di una trascrizione per organo e orchestra». «Una trascrizione? E come mai?» domandò Edward. Il direttore annuì prontamente. «L'originale è una partitura per solo organo». «Noi siamo stati nella chiesa di Sant'Onorio e abbiamo trovato i manoscritti di tutta l'opera di Vitali», spiegò Edward. «Ma quello del Salmo 17° non c'è». «Infatti, è un manoscritto di cui credo si siano perse le tracce, anche perché fino a poco tempo fa nessuno si occupava di particolari ricerche su Vitali. È un musicista che per oltre un secolo ha conosciuto una vera eclissi di fortuna. Sono solo alcuni anni che è stato riscoperto e rivalutato». Il direttore fece un gesto per significare che non aveva altro da dire, ma Edward lo trattenne. «Esistono biografie e pubblicazioni scritti su Vitali?» «Beh, vede, pochissimo, quasi nulla. Le notizie su di lui sono molto vaghe. Pare che sia vissuto e morto a Roma, ma non si sa altro. Si ignora persino dove sia stato sepolto». Finalmente Powell mostrò un qualche interesse. «Un personaggio abbastanza misterioso». «Già, e il manoscritto del Salmo 17°, se non è andato perduto, sarà magari nelle mani di qualche privato che lo custodisce gelosamente, anche perché è una composizione legata a una leggenda. Si dice che in quella musica sia nascosto qualcosa, un messaggio». Edward e Powell si scambiavano un'occhiata. «Un messaggio, dice?» chiese Powell. Il direttore non si fece pregare. «Sì, secondo una tradizione fiorita agli inizi dell'Ottocento, quella partitura sarebbe una specie di testamento musicale contenente le chiavi di un segreto. Ma di quale segreto si tratti, le assicuro che nessuno l'ha mai saputo». Edward e Powell lasciarono la Basilica di Massenzio e si diressero verso l'automobile. «Beh, sì», ammise Edward. «Probabilmente è una pista assurda». «Non vedo proprio a che cosa possa portare, caro Foster. Olivia ascoltava quella musica e allora? Immagino che in quel momento in Italia almeno un altro milione di persone sarà stato davanti alla televisione in mancanza di meglio.
Facciamo conto che mezzo milione si sia addormentato. Rimane sempre l'altro mezzo milione. I due passavano fra un gruppo di turisti che si avviava in colonna verso la basilica. Raggiunsero la macchina e prima di salire Edward osservò: c'è però la coincidenza dell'orologio di Brandani con la scritta Sant'Onorio e il fatto che i manoscritti di Vitali siano proprio dentro quella chiesa. L'aria pulita e il sole caldo rallegravano Powell, confermandogli di aver fatto una felice scelta del luogo ove invitava a pranzo il suo illustre ospite. La taverna Ulpia aveva una terrazza che si affacciava sul foro Traiano. Edward e Powell presero posto a un tavolo accanto alla balaustra. Il tavolo era apparecchiato per tre. Bevendo un aperitivo, fu Powell a riprendere il discorso. Io penso piuttosto a quella frase di Sullivan quando le ha detto di essere in possesso della metà di un biglietto di banca. A cosa avrà voluto alludere? A quel quadro di Tagliaferri? No, Powell, non credo che fosse il quadro l'arma segreta di Sullivan, altrimenti anch'io non l'avrebbe ceduto con tanta facilità. È giusto, è giusto. Ma sarebbe ugualmente importante sapere chi l'ha comprato, chi ha avuto interesse a disputarlo così accanitamente, nascondendosi dietro l'incognito e mandando un intermediario per quel solo scopo. Siamo veramente sicuri che non nasconda qualche segreto? Lo ripeto, Powell, se fosse così, anch'io se lo sarebbe tenuto. E se lo avesse mandato all'asta convinto che sarebbe finito nelle sue mani? Non credo. Me l'avrebbe dato direttamente o comunque avrebbe trovato il modo di farmelo avere. Rispondendo, Edward sorseggiava il suo aperitivo. Penso piuttosto che se ne siano serviti come una specie di trappola per verificare se c'è qualcun altro interessato alla vicenda che ruota intorno a Tagliaferri e a me. Powell adesso seguiva con molta attenzione. Un modo per indurre degli eventuali concorrenti a uscire allo scoperto. Ed è stato così, mi pare. Vedendo arrivare Barbara, i due si alzarono. Eccomi qua. C'era un traffico spaventoso. Barbara li raggiunse al tavolo. Spero di non essere troppo in ritardo. Puntualissima come sempre, disse Powell. Poi, con finta deplorazione, soggiunse. Roma, in 2 anni, non le ha insegnato proprio niente? Un cameriere venne a porgere la lista. I tre decisero per piatti diversi, commentando le rispettive scelte. Durante il pranzo, Barbara e Powell fecero a gara per intrattenere Edward con argomenti fatui e leggeri, ma al momento del caffè, Powell riportò la conversazione al tema che incombeva su tutti e tre. Qualcuno, insomma, avrebbe abboccato ingenuamente a quell'esca. Sì, è probabile che sia stata un'ingenuità, ma io sarei ugualmente curioso di sapere che fine ha fatto quel quadro? Edward sorrise. Secondo lo spirito, in questo momento dovrebbe trovarsi su una nave a remi. Anche Powell sorrise. Un'indicazione un po' vaga e pochissimo attendibile. Eh sì, anche perché le poche navi a remi che esistevano nei dintorni di Roma sono state distrutte dai tedeschi durante la guerra, disse Barbara. Quello che mi ha dato sempre fastidio negli spiriti è il loro modo di parlare. Sembra che facciano di tutto per non farsi capire. Che cosa diavolo vorrà dire una nave a remi? Non sarebbe stato più comodo se le avessero dato subito un nome, un cognome, un indirizzo?
Un momento, però, fece Barbara toccandosi la fronte. Prima ho detto una sciocchezza. Sì, a Roma c'è ancora una nave a remi. Ah, sì? E dove sarebbe? Domandò Edward, vivamente colpito. È ancorata nel Tevere. È l'isola Tiberina. Ha una forma di barcone e gli antichi sostenevano che fosse sorta nel luogo dove era affondata una vecchia nave. Spiegò Barbara, molto convinta della propria intuizione. Fine della 13ª puntata. Ding dong, ding dong, amore. 100 campane stanno a di de no. Ma tu, amore mio, se mai lasciato ancora, non lo dire.